Io saluto gli amici di Chioggia Azzurra, comunichiamo, l'avete già letto sui giornali e visto sui social, che la manifestazione biciclettata di stamattina non si è potuta tenere perché il questore ritiene che non possa essere bloccato il traffico internazionale della Romea neanche per un quarto d'ora. Sostanzialmente stiamo parlando di questo, poi il testo del decreto del questore viene pubblicato e ognuno legge. Il nostro comitato ha però un obiettivo, che è questo: di passare dalla protesta alla proposta. Quindi non vorremmo concentrare tutta l'attenzione sulla protesta, che in realtà non si trattava di una protesta, si trattava di una biciclettata di sensibilizzazione. La proposta è quella della ferrovia verso Piove di Sacco, del completamento dell'Arzeron, della variante Monselice Mare, ma una nuova proposta sulla questione della Romea che è stata congelata dal governo. Domani pomeriggio alle 17 al mercato ortofrutticolo di Brondolo la facciamo, insomma. È una proposta di metodo che vogliamo, speriamo, crediamo possa mettere in convergenza posizioni molto diverse tra loro. Domani è presente la mica Silvia Vianello, per il Partito Democratico, c'è anche Diego Crivellari, onorevole deputato della Commissione Trasporti della Camera, Erika Baldin del consigliere regionale 5 Stelle, un rappresentante dei comitati Opzione Zero della Riviera del Brenta, che si sono sempre schierati contro la Romea commerciale. Quindi posizioni diverse, crediamo possano trovare momenti di incontro, un punto in lo studio di fattibilità indetto, come dire, promosso dal governo e dalle regioni Veneto ed Emilia-Romagna. Uno studio di fattibilità su una nuova Romea che valuti varie possibilità, quello che fanno gli studi di fattibilità. Poi, una volta, con il concorso delle popolazioni, come fanno in Francia e in tanti paesi europei. E poi, alla fine, naturalmente, governo e regioni decideranno quella che è la soluzione migliore a fronte dello studio di fattibilità. È un percorso che credo possa incontrare. Trovare punti di contatto. Sarà presente domani anche l'amico Marino Masiero, che è presidente consorzio con Chioggia Sì, che come dire, sarà presente appunto al confronto, al dibattito. Saranno presenti, credo, anche alcuni sindaci. Stiamo avendo adesso delle adesioni. Non mi pare che sia presente il nostro sindaco, perché credo che abbia avuto precedenti impegni istituzionali. Ci saranno altri momenti in cui il sindaco prenderà posizione su questa nostra proposta. Grazie.